Questa è la prima intervista di quest'anno per Soverato 1. Salutiamo tutti, tutto lo staff di Soverato 1, a cominciare da Fausto Varano, e un saluto anche a Giorgio De Filippis per il ritorno in trasmissione. E oggi la partita, oggi giocavamo contro una bella squadra, il Caraffa, e che volete, oggi si è visto il lavoro che stiamo facendo dal 29 di agosto. Oggi palle di prima, cambi di campo, tutti ordinati, e poteva durare anche 100 minuti la partita, noi eravamo pronti anche per altri 10 minuti. Un ringraziamento va a tutti i tifosi che oggi hanno riempito di nuovo la tribuna dello stadio di Girifalco. Devo dire solo che i ragazzi devono continuare così. Complimenti all'Euro Girifalco per la vittoria di oggi. Sapevamo che la partita era difficile perché è una squadra organizzata. Sono contento parzialmente per la reazione finale, anche se questo non ci ha consentito di fare il risultato. Sicuramente è una lezione che ai ragazzi servirà, perché abbiamo fatto comunque molti errori nelle occasioni dei gol, nulla a togliere, diciamo, alle segnature fatte dal Girifalco. È un percorso, un inciampo di cammino, speriamo di riuscire presto con l'allenamento a recuperare alcune lacune che sono verificate in partita. Grazie per seguire il calcio dilettantistico, insomma è una cosa importante promulgare e diffondere un po' quello che avviene anche ai livelli più bassi, diciamo, del calcio. Insomma, la vera forza sta nel calcio dilettantistico. Insomma, oggi è stata una bella partita, alla fine ci siamo divertiti un po' tutti, e niente, speriamo che il campionato ci riservi magari qualche soddisfazione più in là.